Vi presento Franco Mari, fa parte del direttivo del nostro centro fondazionale. Abita a Firenze, a lui si deve l'ingrato compito realizzato superbamente di copia utilizzata dalla casistica italiana. Io ho fatto un prestigio di ambiente, di dato merito e grazie per quel che sta facendo e ha fatto. Al di là di questo, Franco è anche, oltre che membro del direttivo del comune, un membro della sezione ufologica fiorentina, che è l'organo naturalmente di raccolta storico della casistica del comune, anche del comune, e che opera da tanti anni. Alla sezione ufologica fiorentina va dato il grande merito di aver realizzato nel corso di questi ultimi anni la bellezza di sei comuni, il sesto apparirà fra breve, che riuniscono il florilegio della migliore casistica italiana dell'ultimo secolo, cioè del XX secolo. Va detto che non esiste un paese in tutto il mondo che è riuscito a mettere l'intera casistica ufologica di un secolo l'una con l'altra, nel caso di secolo. Non solo, ma ovviamente poi c'è da dire che la sezione di origine fiorentina, che fa capo al professor Solasco Compagni, che da considerare giustamente oggi il decano della ricerca ufologica in Italia, perché ormai si avvicina a un'età più che veneranda, e il professore, perché l'età avanzata non glielo permette, ma la sua lucidità continua e persevera. Ecco, tutto questo sono cose importanti che spiegano perché Franco Mari adesso è qui e vi illustrerà un po' non solo la situazione quando si presenterà, ma verrà poi anche a ritirare un riconoscimento per la sezione fuori fiorentina e per il corso da quel lato che verrà dato, come giusto che sia, ormai visto che questo è un convegno in cui si riconoscono anche gli avversari, beh, insomma, questo va fatto con tutti coloro che lo meritano. Bene, signori, a voi Franco Mari, prego. Mi piace che la lettera è toccata su Anna invece che la sezione di conferenza. Questo credo che sia un premio per la ricerca, perché i centri ufologici e la serie ufologia, secondo me, ma secondo tutti, la differenza sono se ci sono archivi, c'è documentazione, c'è un lavoro dietro. Oggi la gente l'ha tutto dietro la scrivania davanti al computer, ma rappresenta se stesso e poi sui ghiacci. Noi abbiamo circa 18.000 casi e 40.000 pagine e credo che lui si è fatto tutto un bel, come dicevamo, un bel mazzo di lavoro, tra l'altro abbiamo anche filmati da MP3 e MP4, una cosa veramente, credo, unica in Europa. Quindi questa targa che diamo al presidente della SUFMA, che in realtà è tutto un lavoro di kit, ha permesso di avere una documentazione ufologica su un tipo di base tecnologica che permetterà sicuramente di fare un salto di qualità ulteriore nella ricerca, visto che tutti parlano di comparazione, avremo uno strumento in più che ci permetterà efficacemente di avere con guadagno di tempo e maggiore capacità operativa. Quindi, grazie Franco. Comunque la carta rimane, perché se dovrebbe esserci qualche tempesta magnetica, uscirà a breve il sesto volume della casistica italiana, UFO in Italia. Questo non credo che l'aveva già detto un tempo precedentemente, ma siamo l'unica associazione al mondo che ha scritto un secolo di storia ufologica cartacea. UFO in Italia volume 1, UFO in Italia volume 2, fino al volume 6, e abbiamo praticamente la maggioranza dei casi importanti scritti con la casistica e le varie documentazioni allegate. Credo che questo sia un altro monumento che va insieme al FUN, al Centro Ufologico Nazionale, anche all'opera e alla collaborazione di Franco Mari. Comunque avere i libri in cartaceo è sempre meglio avere entrambe le cose. Quindi non so adesso se il libro sarà pronto entro la fine dell'anno, ma sicuramente andrà come tassello a completare la storia ufologica d'Italia. Quindi grazie ancora.
presidente della Repubblica di Bolotti, e illustro brevemente la storia dei 5 volumi di UFO in Italia, perché per ora il 4 è già in preparazione il 6. Quando io sono entrato nella SUF erano già usciti i primi 3 volumi e fra l'altro il 3° si era fermato al 1971-72. Se non che io ho pensato, dico, ma voglio dire, abbiamo avuto delle ondate, in Italia molto importanti, che sono stati quelli del 73, del 78. Mi sembrava peccato poter finire la collana al 1972. Abbiamo quindi realizzato il 4° volume, che documenta l'ondata del 73, e poi successivamente il 5° volume, che documenta prevalentemente l'ondata del 78. Come accennava prima Vladimiro, è in programmazione anche il 6° volume, che documenta le segnalazioni dell'ultimo ventennio, cioè dal 1981 al 2000. Infatti il secolo si chiude. Si spera che la pubblicazione sia già pronta prima di quest'estate. Qui vedete come il primo volume sia stato pubblicato nel 74, il secondo nell'80, il 3° volume nel 90, il 4° volume nel 2005, il 5° nel 2007 e si spera il 6° nel 2012. Come è stato possibile realizzare, diciamo, questi volumi? Merito della sezione ufologica fiorentina. La sezione ufologica fiorentina, dobbiamo fare un attimino di storia, non nacque come sezione ufologica fiorentina, ma nacque inizialmente come movimento culturale umanistico. Questa è, diciamo, la costituzione. Avvenne nel 1953. I fondatori del movimento culturale umanistico sono stati Faralossi, Giovanni Faralossi, Pierluigi Brugnoni e l'inossidabile Solas Boncompagni. Dico inossidabile perché nonostante i suoi 90 anni ancora è sul pezzo e lavora assiduamente. La sezione ufologica fiorentina si è costituita come un gruppo di studio all'interno del movimento culturale umanistico nel 1966, quindi siamo più o meno, se Roberto me lo conferma, all'epoca in cui nacque il CUN. Perfetto. E venne costituita come gruppo di studio che si occupava in maniera prevalente di ufologia. Questa è una foto storica della sezione ufologica fiorentina. Vediamo a sinistra Conti, nel centro il famoso ufologo Pierluigi Sani, a destra Solas Boncompagni. La storia della sezione ufologica fiorentina è un po' legata anche a una rivista, Giornale dei Misteri. La rivista nacque nel 1971. Nacque con l'interessamento, l'aiuto dell'editore Corrado Tedeschi. Corrado Tedeschi a quel tempo, prima della rivista, si occupava prevalentemente di enigmistica. Poi l'idea appunto di fare questo giornale che si occupava non solo, all'inizio si occupava un po', era multidisciplinare perché si occupava di esoterismo e diverse discipline di confine. Venne anche l'idea di dedicare una buona parte della rivista all'ufologia. Mi sembra che l'ufologia, e questo è il numero uno, cominciò dal numero 3 in poi. Furono le prime, diciamo, ci furono i primi articoli su cos'era l'ufologia, di cosa si interessava. E diciamo che questa rivista, che poi andava in edicola, ebbe un enorme successo.
E allora, subito dopo, credo nel dicembre del 71, arrivò una lettera all'interno della sede del giornale Misteri, una lettera di un tale Dario Spada, il quale disse: ma visto questo interesse sull'ufologia e su questi studi, diciamo, di confine, perché non facciamo dei gruppi di studio che si occupino in maniera prevalente di questo argomento, di quest'altro, compreso l'ufologia? L'idea al Conti piacque moltissimo e disse: bene, costruiamo questi gruppi, che poi vennero chiamati successivamente gruppi di ricerca. E questo fu, diciamo, una cosa molto interessante, perché all'epoca, nel 71-72, non c'era quella macchina meravigliosa che c'è ora, che è internet. Le notizie venivano veicolate attraverso la stampa, giornali, e si faceva molto uso delle lettere dei francobolli. Si costituirono diversi gruppi di ricerca, ma poi alla fine, diciamo, dopo un po' di tempo, quelli che ebbero enorme successo furono i gruppi di ricerca che si occupavano prevalentemente dell'ufologia. Quali erano i compiti di questi gruppi di ricerca? Di scovare tutte le notizie a livello, diciamo, dei media, quindi allora prevalentemente giornali, riviste, o per sentito dire di segnalazioni che avvenivano in quel comune, in quella provincia, e informare il centro attraverso una scheda che veniva chiamata scheda di segnalazione UFO. E se diciamo, la segnalazione era abbastanza importante, veniva effettuata anche uno studio più approfondito con un'inchiesta abbastanza approfondita, e quindi noi all'interno, diciamo, della sezione ufologica fiorentina possedevamo una scheda per una singola segnalazione o anche un vasto dossier che poi ha costituito, diciamo, un'enorme quantità di materiale che ci ha costretto a doverlo classificare secondo numeri di documenti, secondo ordine di arrivo. Venne l'idea poi di costituire questo enorme archivio dove venivano depositati, diciamo, i singoli documenti del caso, e poi in ordine, questi venivano depositati in ordine di arrivo, quindi veniva dato un numero di documento in ordine temporale, e in più veniva fatta anche la scheda, che veniva classificata secondo l'ordine temporale dell'avvistamento. Per esempio, in questo caso è il famoso caso Cennino della Rosalotti. È stato assegnato il numero di documento 957 per quanto riguarda l'archivio generale. Per quanto riguarda la scheda, veniva classificato con l'ordine del 1 novembre 1954. A questo punto la SUF si è trovata a dover gestire un'enorme quantità di dati. Ecco, vi faccio vedere l'archivio cartaceo. Questo è solamente un quinto di tutto l'archivio cartaceo che ci troviamo. E oltre all'archivio cartaceo dei documenti, delle inchieste, abbiamo anche un archivio delle schede. Se non che negli anni 70-80 poteva andare bene un archivio cartaceo di questo tipo. Non certo ora. Quindi è nato, ecco, attualmente, per esempio, possiamo dire che l'archivio SUF è stato poi unificato, ecco, questo è importante, con l'archivio del CUN nel 2000, e attualmente, allo stato attuale, noi contiamo 12.700 segnalazioni distribuite in 46 faldoni di documenti, quelli grandi, e 15 faldoni un pochino più piccoli per le schede.
Quindi il problema nacque poi successivamente, quando dovevamo lavorare su questa enorme quantità di materiale cartaceo, diventava veramente difficile dover andare su a prendere il documento, bisognava quindi fare delle fotocopie, delle scansioni sul documento, diventava un lavoro molto difficile. E allora abbiamo pensato a questo punto di digitalizzare tutto l'archivio. Digitalizzare tutto l'archivio voleva dire digitalizzare circa 40.000 pagine in formato A4. È stato un lavoro piuttosto lungo e l'abbiamo potuto fare acquisendo uno scanner professionale che ci ha consentito di fare da 20 a 40 copie fronte e retro al minuto. Dopo un paio di anni di lavoro siamo riusciti a digitalizzare tutto l'archivio e abbiamo noi qui in questo caso, per esempio vedete, sono gli ultimi, quindi vanno dal documento 10.000 al documento 11.000, basta cliccare sulla cartella e vengono poi tutte le cartelle digitalizzate. Quindi è stato molto importante fare ciò perché si velocizza moltissimo la ricerca. Ecco, questo è un esempio: una volta digitato un documento abbiamo le pagine che ci interessano. Inoltre abbiamo fatto anche una cartella Excel che utilizziamo per le ricerche, perché alcune volte per esempio ci arrivano delle segnalazioni anche di collaboratori, dice ma per favore mi ritrovi tutti i casi che sono avvenuti non so, in questo caso diciamo a San Marino, ecco, noi cerchiamo tutti i casi, poi sappiamo il numero del documento, andiamo all'archivio quello centrale, sempre digitale, e troviamo tutti i casi. In questo lavoro prima richiedeva anche mezza giornata di tempo, adesso in 5 minuti si risolve. Un altro lavoro che è stato fatto è stata quella dell'elaborazione di un database per la casistica ufologica. Questa casistica, questo database se ne occupa in maniera particolare un nostro collaboratore di Roma, Carlo Bolla. E questo database è stato fatto dai componenti della SUF. È importante perché siamo riusciti a selezionare le caratteristiche delle varie segnalazioni, tipo morfologia, colore, distanza, eccetera, per cui possiamo fare anche delle ricerche mirate sulle segnalazioni. Ecco, quindi gli studi statistici vengono. Questa è una cosa molto semplice, questo ci fa vedere come le segnalazioni hanno un certo andamento sinusoidale negli anni. Qui vediamo come l'anno 2001 abbia avuto forse una quantità maggiore rispetto agli altri, così nel 2004, e nel 2009 abbiamo avuto un picco di segnalazioni, però qui si è anche inserito un elemento di disturbo delle segnalazioni, che sono state le famose lanterne cinesi che francamente ci hanno un pochino. Ecco, questo è un altro grafico di questi anni, divisi però per i vari mesi, segnalazioni. Ecco, dunque, a questo punto io direi che ho terminato questa brevissima presentazione. E noi crediamo appunto che dopo 65 anni di ricerca ufologica il dibattito sulle cause degli avvistamenti è sempre aperto e riteniamo che il rapporto di indagine rimane sempre valido indipendentemente dalle cause che ha generato il fenomeno UFO. Con questo vi ringrazio.